Hola amigos, soy Marinelli Stremamugno y desde Roma, desde la Academia de Lincei, me encuentro con el señor Marco Guardo, quien es el director de la biblioteca y nos va a mostrar un maravilloso tesoro, además mexicano. ¿De qué se trata? Allora, il tesoro messicano non è, come si potrebbe pensare, un tesoro che rinvia a gioielli, ma è un libro il cui titolo è latino, Rerum Medicarum, Nove Hispanie Thesaurus, e che è quindi un trattato di farmacopea della metà del Seicento. Diciamo che questo libro prende le mosse da una spedizione in Messico di un medico, quindi stiamo attenzione all'aspetto della medicina e della farmacopea, mandato lì da Filippo II. Questo medico torna con delle relaciones in latino molto disordinate, il re decide di non pubblicare, gli appunti del riassunto vengono acquisiti da Federico Cesi, fondatore dell'Accademia del Lincei, intorno al 1610 e Cesi comincia questa travagliata e difficile operazione editoriale. ¿Qué podemos encontrar en este libro que lo hace tan valioso y que hace que los mexicanos pudieran sentirse orgullosos de que se encuentre aquí en el corazón de Roma? Intanto la grande abbondanza di immagini, soprattutto botaniche, ecco, perché le immagini sono botaniche e zoologiche, non mineralogiche, perché capiamo bene che un minerale non ha il fascino che può avere una pianta, il fascino iconografico chiaramente che può avere una pianta o un animale. E poi piante che sono entrate nella nostra vita quotidiana, il pomodoro, no? Il tomate, il mais, il chili, il girasole, no? Quindi splendide immagini di piante che insomma all'epoca erano sconosciute o rare e oggi fanno parte della vita di tutti e sono veramente l'orgoglio in questo caso messicano. E perché quel che riguarda gli animali, l'armadillo che ha una bellissima incisione e note di commento che fanno capire proprio la difficoltà dei nostri uomini di scienza italiani a definire questo animale così particolare, no? Tant'è vero che si pensava fosse un incrocio tra un riccio e una tartaruga. Y otra particularidad que tiene el libro es que respeta también la cultura local al incluir un idioma mexicano. ¿Nos comenta un poco esta integración de la cultura mexicana dentro de la descripción del libro? Certamente, direi que il libro è un tesoro anche da un punto di vista lessicale perché è un esempio straordinario di plurilinguismo perché abbiamo i termini in nahuatl, quindi l'antica lingua messicana e i termini in latino, no? Ogni volta abbiamo questo pandan in latino. Ma non solo, lo stesso latino è un latino estremamente vario perché al tesoro messicano hanno collaborato più lincei, più quindi uomini legati alla prima accademia. Alcune volte il latino è estremamente barocco, estremamente florido, ricco, come quello di Johannes Faber, cancelliere della prima accademia, altre volte più scarno e più secco, quindi è bellissimo vedere questi codici stilistici proprio che si alternano, ecco, in un esempio di plurilinguismo straordinario. Che significa per ustedes tener este tesoro mexicano aquí en el corazón de Roma? Significa intanto pensare a un binomio, ecco che per me è importantissimo, di conservazione e di fruibilità, cioè conservarlo per i nostri studiosi di oggi e quelli di domani, ma anche renderlo fruibile. Tant'è vero che questo tesoro messicano, do questa informazione che credo sia importante, è stato digitalizzato ad alta risoluzione ed è nel sito della World Digital Library, della biblioteca appunto a Washington, e quindi chi vuole può andarlo a vedere, diciamo, con un proprio computer di casa. Certo non è il fascino di poterlo sfogliare, però sicuramente per motivi di studio, per ragioni di studio, è un'operazione sicuramente importante. Muchísimas gracias, doctor. Amigos, yo los invito a que vengan aquí a la biblioteca de la Academia de Lincei, no solo a descubrir este maravilloso tesoro mexicano, que además tengo la información de que pudiera ser expuesto en México, si en algún momento los amigos mexicanos les gustaría tener este material allí, que es fabuloso, sino que además esta biblioteca tiene una gran cantidad de material bibliográfico, libros que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo y además es maravilloso este lugar. Seguramente en este momento están viendo algunas imágenes y les recomiendo que vengan a visitarlo aquí en Trastevere, en el corazón de Roma. Bien amigos, esto es Yo Influyo desde Roma.